Domenica scorsa, 17 novembre, presso il Salone Don Milani della Basilica dell'Immacolata di Agrigento, si è tenuto l'incontro dibattito dal tema Famiglie connesse o disconnesse? Social, media e family, promosso dalla Pastorale Familiare dell'Unità Parrocchiale Mater Misericordie. La sala era piena di famiglie che hanno seguito con estremo interesse le relazioni del sociologo Francesco Pira e del giudice del Tribunale Ecclesiastico di Agrigento, Don Mimmo Zambito. I lavori sono stati introdotti dal parroco Don Giuseppe Veneziano che da buon padrone di casa ha creato un clima di attenzione verso il delicato tema del creare relazioni autentiche. Francesco Pira ha rimarcato la grande responsabilità dei genitori nel ruolo educativo, facendo notare come i mezzi e le tecnologie non sono di per sé negativi, ma necessitano di consapevolezza nel loro utilizzo. Molto spesso chiediamo ai giovani dove si trovano fisicamente, ha detto il sociologo, ma non riusciamo assolutamente a sapere nella vita virtuale dove siano o con chi siano. Hanno coordinato l'incontro i coniugi Gerlando Picone e Giovanna Cavaleri in quanto responsabili delle famiglie. Vediamo le interviste. È stata una manifestazione bellissima, un momento di confronto interessante tra genitori e il mondo della rete, un mondo che è quello che vivono costantemente i ragazzi, gli adolescenti, i preadolescenti. E il fatto che la Chiesa, la parrocchia dell'Immacolata, il gruppo di famiglie che fanno capo a questa parrocchia si siano fatti carico di ragionare insieme sull'educazione dei figli, su come i figli utilizzano le tecnologie, è sicuramente un passo avanti. Un passo avanti per recuperare molti dei appelli lanciati da Papa Francesco, che vuole una famiglia che viva anche in questo modo la cristianità. Arrivano tanti pericoli dalla rete, ma la rete può essere anche una grande opportunità. Abbiamo parlato insieme a Don Mimmo Zambito per quello che è il nostro rispettivo lavoro e quelle che sono le nostre rispettive conoscenze. Abbiamo parlato di questo mondo che non è così lontano, che non deve essere criminalizzato, ma è un mondo che invece dobbiamo imparare a conoscere e vivere tutti insieme, la Chiesa, il mondo delle istituzioni, le famiglie, la scuola, tutti insieme per migliorare la crescita e l'educazione dei figli. Un bel raduno di famiglie che in ascolto delle questioni di una lettura sociologica del fenomeno della comunicazione moderna e della vita familiare e coniugale hanno avuto un'opportunità di confronto, di arricchimento, di interrogativo e anche di riscoperta della capacità di essere i genitori stessi, gli adulti, la prima risorsa per l'educazione dei figli, non solo all'uso dei social, dei media e di ogni altra forma di comunicazione sul web, ma soprattutto all'affettività e alle emozioni più profonde. E di questo ringraziamo la parrocchia Immacolata con il suo parroco, padre Veneziano, e con la coppia Gerlando Picone e con la sua sposa Giovanna Cavaleri.